Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi EcoBonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Luca Gammaitoni con noi, docente di fisica sperimentale all'Università di Perugia. Abbiamo annunciato che continuavamo con scienziati a occuparci di Covid, ma questa è una scienza, perché se ne occupa la fisica? Vogliamo spiegare alla gente perché la fisica si occupa di una roba di medicina, no? Che dovrebbe essere di medicina, di una malattia, come mai? Beh, perché i fisici si occupano di predire il futuro. Una delle attività dei fisici, anche se non sembra, è quella di predire anche il futuro. Anche il nostro, no? Cioè, anche personale? Beh, diciamo, soprattutto quello di fenomeni. Okay. Oh, l'epidemia Quindi è un fenomeno. Quindi i maghi e i fisici, va bene. Sì, i maghi e i fisici, ma con esiti differenti. Con esiti differenti. Allora, l'epidemia è un fenomeno. Le leggi che regolano l'epidemia sono note da oltre 100 anni. E, per fare un esempio, un'epidemia si comporta, dal punto di vista del numero degli infetti, come si comporta un incendio in un bosco. Bene. Le stesse leggi regolano entrambi i comportamenti. I fisici si occupano di leggi dinamiche, in questo caso si chiamano così, e è il motivo per cui gli epidemiologi nel mondo sono per lo più fisici. Ecco, fisici. Dobbiamo dire che noi siamo molto contenti di avere il professor Gammaitoni, perché noi teniamo molto alle persone, ai cervelli brillanti e non a chi ha, no? I quadri con i titoli dietro la scrivania. Quindi ci teniamo molto e il professor Gammaitoni ha detto una cosa, non per farci piacere o per far piacere all'Umbria, che è analisi dei dati dal punto di vista fisico. E ha detto che l'Umbria sta uscendo dalla fase calda del contagio, la curva è in calo e sta continuando in una direzione molto molto interessante, vero? Sì, effettivamente noi ci siamo mossi in controtendenza con l'andamento nazionale, con la media nazionale. Finalmente, dopo un periodo molto complicato per l'Umbria, in cui i contagi sono cresciuti rapidamente nel periodo immediatamente successivo al Natale, adesso da 10 giorni circa stiamo tirando un sospiro di sollievo. Perché? Perché abbiamo superato il picco dell'epidemia e stiamo guardando con un certo ottimismo, una certa fiducia, a un calo dei contagi. Effettivamente, se lei guarda la curva, negli ultimi 10 giorni la curva sta calando, lentamente, ma sta calando. E questo è un ottimo segnale, perché vuole dire che andiamo verso la primavera e ci possiamo muovere con fiducia e speranza. Perché poi il virus alla primavera e all'estate reagisce, no? Vero? Sì. Dicono anche i fisici, no, è vero. Oltre noi, sì. Ma non è magia, sì. Il motivo per cui lo fa è che noi stiamo più all'esterno. Se stiamo più all'esterno abbiamo meno probabilità di contagiarci, perché il contagio dipende molto dalla vicinanza delle persone, soprattutto in ambienti chiusi. Per esempio in questo momento io e lei siamo senza mascherina. Lo spieghiamo alla gente che ci ascolta perché siamo senza mascherina, non perché siamo degli incoscienti. No, al contrario, perché vedete, il contagio è un fenomeno che avviene per la diffusione di particelle, cioè dalla mia bocca e dal naso in genere io emetto delle microscopiche particelle di liquido, di saliva per lo più, che viaggiano nell'aria. Questo fenomeno si chiama diffusione. Allora, se io e lei siamo molto vicini, la percentuale di particelle che escono dalla mia bocca e la raggiungono è molto elevata. Ma basta che ci allontaniamo, per esempio, se noi raddoppiamo da 1 metro a 2 metri, la quantità di particelle che la raggiunge diventa 1/4. Se poi la raddoppiamo ancora diventa 1/16 e così via. Cioè, quando siamo a una distanza ampia come questa, quando il locale è molto ampio come questo, quando è areato,
Allora qui la probabilità di contagiarci si è molto bassa. Allora fate vedere quanto siamo lontani, per favore. Ecco, fate vedere il nostro bellissimo studio, grande e bellissimo. Ecco il motivo, qualcuno ce l'ha chiesto, ecco il motivo per cui non riteniamo giustamente di dover mettere le mascherine, non perché siamo incoscienti né perché vogliamo dare cattivo esempio, per carità, perché noi di cattivi esempi ne abbiamo avuti, però tanti si chiedono, ma questi lockdown continui, no? Lasciando perdere i cattivi esempi, quei cattivi esempi li conosciamo, va bene, però questi lockdown continui, il fisico che studia i numeri, le curve, e ha i suoi grafici in mente, ritiene che siano veramente efficaci? Allora, qui la risposta è un po' complicata, perché io le dico, sono efficaci? La risposta è sì. Ma supponiamo che lei ha diciamo un cane, il cane a cui lei vuole bene, il cane che ha una malattia. A questo punto lei può decidere di lasciare il cane senza mangiare. Dopo un certo numero di giorni il cane morirà. E la malattia però sarà scomparsa, chiaro? Ora, si può uccidere la malattia del cane uccidendo il cane, ma non è questa la strategia. La strategia è curare una malattia. Ora, a volte i lockdown generalizzati, quelli che chiudono tutto, assomigliano a questo tipo di strategia. È ovvio che funzionano. Se io metto improvvisamente tutti i cittadini in prigione, per ipotesi assurda, è ovvio che non ci sarà più diffusione del contagio. Ma questa è una strategia oggettivamente molto difficile da sostenere. In una società come la nostra, con tante possibilità di contatto e anche con l'impossibilità di fermare certe attività, si può fare un lockdown di questo tipo? No. Che cosa bisognerebbe fare invece? Ecco, invece? Bisognerebbe andare a colpire quei centri, quei focolai da cui parte la diffusione del contagio. Sa, ci sono nella nostra società, ci sono luoghi, occasioni, mestieri in cui le persone che fanno quei lavori diventano cosiddetti super diffusori. Per esempio, il mondo della sanità è un esempio tipico. È certo. Se io sono un infermiere o un medico che frequenta un numero grande di pazienti, se io sono un insegnante che frequenta un numero grande di studenti, è ovvio che sono un super diffusore, perché nell'ipotesi sventurata in cui io fossi positivo, spargerei il mio virus a un numero grande di persone. Allora bisogna agire immediatamente laddove se ne abbia notizia, e questo è quello che è mancato in Umbria in particolare. Cioè la conoscenza dettagliata del territorio e degli eventi. Se io so che è stata fatta una cena imprudente tra un gruppo di giovani di cui uno è risultato poi positivo, devo immediatamente andare a contattare tutti i giovani, fare subito i test e isolare i positivi. Questo è il grande tema del tracciamento, che è una gran bella idea, ma in pratica molto complicata, lo sa, vero? Anche con un numero di casi di questo genere. Ci sono paesi in cui questo è stato fatto con maggiore... La Corea, va bene, la famosa Corea del Sud. La Corea, se vuole, c'è il Vietnam, che il Vietnam. Adesso è difficile prendere il Vietnam come un esempio di civiltà, giusto? Certo. Eppure lì è stato fatto, cioè dipende dalla capacità organizzativa di una struttura. Ma noi siamo un paese occidentale, siamo uno dei paesi più sviluppati al mondo. Possibile che non riusciamo a mettere in piedi un meccanismo di tracciamento efficace? Possibile che non riusciamo ad avere in ogni comune una persona capace di raccontare quello che succede? La medicina di prossimità, il controllo del territorio, nel caso di un'epidemia, sono importantissimi. Bene, però anche i sindaci sarebbero importantissimi se tornano a fare sindaci, soprattutto nei centri medio-piccoli, mi sbaglio? Assolutamente, sì. L'Umbria rurale, l'ho chiesto a tante persone, è un po' tradito, qualche aspettativa, continuando a fare le sue cose, le tradizioni, contadine, eccetera. Magari anche la caccia al cinghiale, per dire, sì, poi con tanto di cena. Ammazzare il maiale, mangiarlo in famiglia, sì. Però, mi scusi se posso permettermi, qui però un po' di responsabilità, cioè anche chi non ha insegnato alle persone, non ha spiegato, vede... Una responsabilità, secondo me, che il governo ha, sia il governo centrale che quello locale, è di emettere dei decreti, che sono per lo più un insieme di regole da seguire. Ora però non sarebbe male spiegare anche il perché bisogna seguire queste regole. Bene, no? Giusto.
l'abbiamo detto che noi volevamo una mente brillante, no. Perché non gliel'abbiamo spiegato? E non abbiamo fatto neanche interventi mirati, giusto, certo, professore? Certo, questo certo. È il problema. Assolutamente. Adesso possiamo cambiare? Facciamo sì, in tempo? Le faccio un esempio. Io ho una figlia adolescente che fa la maturità quest'anno. Lei già è disperata che a 18 anni non ha potuto fare la festa di compleanno, certo. Come tutti gli anni, è un rito di passaggio. Adesso hanno i 100 giorni, questi 100 giorni dagli esami. I 100 giorni sono tradizionalmente un'occasione in cui festeggiano, andavano al mare, facevano. Non si può fare, io ho detto non si può fare. Però alcune cose si possono fare. In gruppetti di 3-4 persone andate a fare una passeggiata, andate in montagna, abbiamo dei posti bellissimi qui in Umbria. Vi portate qualcosa da mangiare. Se in 4 persone fate una passeggiata, vi fermate a mangiare all'aperto e mettete le mascherine nei rari momenti in cui state veramente vicini, il rischio di essere contagiati è nullo. Quindi alcune cose si possono fare spiegando perché. Spiegandole bene. E c'è sempre il meccanismo perché mi contagio. Non è che mi contagio guardando una persona da lontano. Perché devo portare la mascherina? Perché all'aperto è meno probabile che io mi contagi? Certo. Cioè, se avessimo dedicato più tempo a spiegare alle persone come funzionano le epidemie, forse avremo qualcuno che, diciamo, segue più facilmente le regole. Ma come abbiamo detto, non ci sono tante persone che fanno funzionare bene il dono di un buon cervello, no? Cioè questo, ahimè, succede. Allora, noi abbiamo titolato "In Umbria cala la curva dei contagi, ma attenti a". Allora, una parola sul calo della curva. Come sta andando? Qual è il trend? Allora, sono due le curve che bisogna tenere d'occhio. Una è quello che si chiamano i nuovi contagi ogni giorno. Sono due curve disponibili sul dashboard della Regione dell'Umbria. Io vi consiglio di guardarle. Anche sul suo Facebook, va anche, bene? Anche sulla mia pagina Facebook. La pagina Facebook. Io circa molto frequentata, vero? Molto frequentata, finalmente. Grazie. È un piacere per noi sottolinearlo. Sì. Una volta alla settimana pubblico la curva e dico, guardate, questo è quello che sta succedendo. Quanti contagi nuovi ogni giorno? Oggi ce n'erano 295. È un numero buono o un numero cattivo? In questo momento è un numero buono, perché 10 giorni fa erano 380. Allora stanno calando il numero dei contagi ogni giorno. Questa situazione deve continuare. Cioè, andando avanti nei prossimi giorni, questo numero lo dobbiamo vedere scendere intorno a 200 possibilmente. Quindi se entro la prossima settimana continueremo a scendere verso i 200, la situazione è positiva. Poi c'è l'altra curva, che è il numero degli attualmente positivi. Attualmente positivi, quindi che sono la somma dei casi di positivi meno i guariti e meno anche i decessi. Ovviamente. Purtroppo sì, esatto. E questa curva finalmente è quella che da una decina di giorni a questa parte ha mostrato un picco e adesso sta calando. Se tutto va bene, se ci comporteremo con prudenza nei prossimi 15 giorni, questa curva continuerà a calare e noi andremo verso una primavera veramente con un po' di ottimismo. Bene, perché la Regione, secondo lei, ha fatto una scelta molto prudente, rimanendo sull'arancione, con le regole dell'arancione, tenendo chiuse le scuole? Delle scuole non mi parli subito, prima l'arancione, perché si è ritenuto utile andare molto lentamente verso, diciamo, anche dei segnali, segnali positivi, ecco. Allora, ha fatto bene nel senso che serve prudenza nel muoversi. Vede, quello che abbiamo imparato nell'ultimo anno, ma che si sapeva già studiando le epidemie del secolo scorso, è che a ogni picco no, segue, abbiamo una salita, poi segue una discesa. Quando uno scende, solleva ovviamente le chiusure, quindi si libera un po' più. Dopodiché ci sarà un nuovo picco. Le epidemie funzionano sempre così. Adesso questi picchi li chiamiamo ondate. Sì. Ma a ogni ondata seguirà un'altra ondata. Quando è che finirà questa operazione? Finirà semplicemente quando ci saremo vaccinati tutti o in grande percentuale e non ci saranno più persone da infettare. Allora, le faccio anche una c'ho una domanda difficile sulla vaccinazione. E la domanda difficile per Luca Gammaitoni, fisico, ma che è anche epidemiologo, perché come abbiamo sentito, inevitabilmente la fisica si deve occupare anche di epidemiologia. Ma adesso diciamo perché, secondo lei, le scuole vanno tenute aperte o tenute chiuse? Questa bellissima, questo tremendo dibattito. Perché chiuse, perché aperte? Allora, facciamo un caso, va bene? Le racconto una storia. Supponiamo che io sia in grado, in una città, Perugia, di accompagnare tutti gli studenti, ognuno singolarmente,
sia in grado di andare a casa di questo studente, di prenderlo con un'automobile, di portarlo a scuola, di fargli eseguire le lezioni in presenza, con la mascherina, con insegnanti che si sono vaccinati, controllare che durante la ricreazione non ci siano assembramenti, controllare che non si scambiano la merenda. Esatto, sì, che all'uscita vabbè, che sì, non si bacino, che non si bacino, sì, che non si diano cazzotti, perché succede, sì, che all'uscita dalla scuola e non ci siano assembramenti, che ci sia una macchina che prende il singolo studente e lo riporta a casa. Va bene? Questo tipo di scuola sarebbe pericolosa ai fini dell'epidemia? No. No. Okay. Allora, riusciamo a fare questa no, scuola? Allora non possiamo riaprire. La teniamo chiusa. Ok, ma anche per i più piccoli? Per i più piccoli? In certa misura sì, però io guardi che non sono d'accordo con la conclusione. Se non ci riusciamo, la teniamo chiusa. Ma la mia domanda è, ma perché non ci riusciamo? Ma la scuola è sacra, perché non riusciamo a fare quello che servirebbe per garantire una sicurezza? Ma se ci impegniamo a farlo per gli ospedali, se ci impegniamo a farlo per le RSA, perché non riusciamo a farlo per la scuola? Però non dobbiamo neanche, professore, lei che è uomo di numeri, di situazioni precise, insomma di concretezze, non ci dobbiamo neanche si inginocchiare davanti al totem della scuola. Se non funziona, non funziona. Se aumentano i contagi, aumentano i contagi, o no? Sì, no, è vero, però allora la scuola, la fabbrica... La fabbrica meno, voglio dire, ci sono situazioni meno. Ma su quanto... Allora, quello che sicuramente è vero è che se noi guardiamo c'è una certa correlazione tra la riapertura della scuola e la ripresa della epidemia. Ma questo però... A settembre clamorosa, via, tra settembre e ottobre clamorosa. Assolutamente. In Umbria almeno. Ma questo perché la riapertura della scuola coincide temporalmente con il l'abbassare di alcune misure. Cioè, non è solo la scuola, è il trasporto, è i negozi, è l'assembramento, è la movida la sera. Cioè, sono diversi gli elementi. Certo. Allora, è ovvio che se noi abbassiamo, l'abbiamo detto, riprenderanno i contagi. Poi richiudiamo, scendono, riabbassiamo, riaprono i contagi. Ora, si può sottrarre la scuola, che è uno dei servizi essenziali di un paese, da questo meccanismo? Secondo me lo si può fare. Bisogna però utilizzare delle risorse, delle strutture diverse. Lei diceva, dato che abbiamo i minuti contati, voglio più possibilità di far domande possibili. Allora, lei diceva azioni mirate. Che ha in mente? Cioè, azioni mirate, non lockdown generali, che cosa ha in mente? Beh, innanzitutto bisogna, soprattutto su piccole comunità, bisogna fare i test a tappeto. Bisognava farlo un anno fa. Ancora non riusciamo a fare test a tappeto. Devo fare i test a tappeto, scoprire quali sono i positivi e poi isolarli. Per esempio, l'RSA. Controllo su chi entra. Test a tappeto sui parenti degli anziani. Ospedali, idem. Scuole, comunità religiose. Comunità di persone che vivono insieme, bisogna fare test per scoprire i positivi che hanno pochi sintomi, perché sono quelli che poi diventano il centro di un nuovo focolaio. Non si riesce a fare perché, mi diceva prima, non si conosce più bene il territorio. Non si riesce a fare. Ma questo è un allarme grosso. Certo, sì. Perché abbiamo smantellato la medicina di prossimità. Perché anni e anni di governi che hanno sottratto risorse alla sanità di prossimità hanno concentrato risorse in alcuni ospedali d'eccellenza, però togliendo energie al territorio. A questo punto non abbiamo conoscenze del territorio. Abbiamo i malati che si sviluppano magari in una piccolissima frazione di un comune, va bene? Certo. Se fossimo in grado di agire lì, non ci sarebbe problema. Saremmo in grado di confinare subito il focolaio in quella piccola frazione. Invece che succede? Che il malato da lì mi si sposta sull'ospedale grande e nel fare questa operazione mi distribuisce contagio ovunque e magari me lo porta anche dentro la struttura ospedaliera. Questo è il dramma. Io lo dovevo fermare lì, il malato. Non devo consentirgli di fare questo passaggio. Perfetto. Idee per i governanti adesso, che cosa possono fare in questo momento? Che cosa sarebbe utile in particolare? Allora, una cosa che ho visto oggi dall'ordinanza, sembra che finalmente facciano, non trattare tutti allo stesso modo. Se io ho due comuni, faccio un esempio, Foligno, Gubbio, Gualdo-Tadino, Umbertide, quattro casi completamente differenti. Foligno, situazione molto preoccupante. Perugia era una situazione preoccupante, sta migliorando, abbiamo preso la parte discendente della curva. Umbertide un po' peggio.
Gualdo Tadino, meglio, siamo molto più in basso sulla curva. Non posso applicare a tutti questi quattro comuni lo stesso criterio. Devo trattare diversamente, quindi imporre regole diverse a diversi comuni, perché questo dà la possibilità di agire laddove serve con rigore, con chiusure, contemporaneamente dà la possibilità di vivere a chi invece avrebbe le condizioni per poterlo fare, di vivere meglio, di mettere in piedi nuove attività commerciali che servono a tenere in piedi il paese. Certo. Signori governanti, prendete nota, va bene? Prendete nota, prendete nota. Allora, rifacciamo un'altra bella chiacchierata un giorno, però adesso andiamo a concludere. Ci sono i vaccini, ne ha parlato la professoressa Romani, che è un'eccellenza dell'Umbria in questo settore. Lei però ci deve dire come, da epidemiologo qui, fisico ed epidemiologo, come dovrebbero essere distribuiti, tenendo presente che noi ne siamo convinti, l'abbiamo già detto, che ne arriveranno molti molti di più, perché non ci si può fermare a questi, che fa veramente ridere il numero in questo momento. Come ci si deve comportare? Allora, fasce d'età, rischi, fasce di rischio, oppure professioni anche? Dica. Allora, sono due le preoccupazioni che dobbiamo seguire. La prima, dobbiamo proteggere le persone che sono più deboli. Cioè le persone che, se si ammalassero di Covid, avrebbero la peggiore reazione. Quindi, innanzitutto, persone anziane, persone con patologie pregresse, persone con malattie rare o malattie comunque note. I super fragili, si dice. I super fragili, indipendentemente dall'età. Quindi sopra 80 anni e, quelli anni, sotto, che hanno patologie molto gravi. Poi, primo. Secondo, i super diffusori, cioè quei soggetti che per il loro lavoro, per l'attività che fanno, hanno la necessità di incontrare un gran numero di persone. Prima di tutti i sanitari, ovviamente. I sanitari prima di tutti, va bene gli insegnanti, io sono favorevole a questa cosa, va bene gli insegnanti. Poi ci sono situazioni in cui, mi lasci dire, veramente si è perplessi. Per esempio, i negozi, la chiusura di alcuni negozi. In Umbria abbiamo conoscenza di focolai importanti che si sono realizzati dentro negozi? No, allora, lo dico io, no. Allora perché li teniamo chiusi? Certo. Questa è la domanda. Certo. No? Ma sì. I supermercati sono potenzialmente più pericolosi dei singoli negozi, perché il numero di persone è più grande. Certo. Quindi agire con razionalità, cercando di applicare elementi di logica, parlando con gli esperti per quanto possibile, e quindi poi seguire le regole. E poi facciamo fasce d'età? Dice fasce d'età o continuiamo a dire professioni? Perché guardi che è il dibattito di adesso, dei vaccini. Non si sottragga, da epidemiologo non si sottragga. No. E qui qualcuno dice, sa, dopo arrivano le raccomandazioni, gli avvocati vogliono passare davanti ai magistrati piuttosto che a un'altra categoria, poi tutti incontrano gente, insomma. No, l'unico criterio su cui, i due criteri che io mi sento di raccomandare sono fragilità e capacità di diffusione. Le fasce d'età secondo me non sono un argomento. Sopra 60 anni lei non farebbe un bello screening? Sì. No, lo screening lo farei su tutti. Ok, e poi, subito vaccini. Vaccini il più possibile. Io li farei anche tutti quelli che ho, subito. L'Umbria non fa in tempo, diciamo, non è tra le prime regioni d'Italia come percentuale. Sì, vabbè, ma adesso il numero è così basso, basta veramente cambiare passo. Su. Bravissimo. Questo non è complicato. È ora di cambiare passo. E cambiare passo. Lei, da esperto e che anche guarda la realtà, vede che ci sono, oltre a un atteggiamento positivo nei confronti del cambiare passo, anche delle azioni concrete di cambiamento di passo in giro o no? Ci sono delle intenzioni, questo sì, lo posso dire. Parlando con persone coinvolte nelle attività, c'è una migliore consapevolezza e quindi c'è un orientamento verso il meglio rispetto a quello che è stato fatto finora. Però bisognerà vedere i fatti. E bisogna, attenti a, sempre attenti a, però lei è ottimista, via. È ottimista. Sì, usciamo? Mamma mia, ne usciamo. Guardi, ne usciamo di sicuro. Ecco. Se ne usciamo rapidamente? Sì, ne usciamo di sicuro in Umbria. Rapidamente, dipende dal nostro comportamento, se non facciamo sciocchezze avremo una primavera bellissima e un'estate splendida, piena di turisti in Umbria. Amen! Perfetto, amen! Grazie tanto a Luca Gambaitoni per la sua cortesia e per la sua lucidità di analisi. Grazie tanto, grazie, e grazie a voi che ci avete seguito. Conversazioni per entrare nelle vostre case. Grazie, con time out ai prossimi appuntamenti.